questo viaggio nel passato scopriremo un'opera pionieristica di tecnica ferroviaria in un paesaggio alpino rimasto quasi intatto come 100 anni fa, ai tempi dei primi transiti, salvo i miglioramenti stradali per i due passi del Furka e del Grinzel e della drastica ritirata del ghiacciaio del Rodano, che a quei tempi lambiva la pianura che porta a Gletsch. I lavori di costruzione della linea iniziarono nel 1911. Il 30 giugno 1914 fu aperta la prima tratta, Briga Oberwald-Gletsch. Il 3 luglio 1926 fu aperta la linea da Briga Andermatt-Disentis. Nel 1930, primo transito del Glacier Express da Zermatt a St. Moritz. Elettrificazione della linea. I locomotori a vapore servono come riserva per lavori sulla linea e per lo sgombero della neve. Ottobre 1981, ultimo transito sulla linea Realp Gletsch Oberwald. Il 25 giugno 1982 viene aperto al traffico il nuovo tunnel di base del Furka e la vecchia linea montana viene abbandonata.
gruppo di privati iniziano i lavori per il ripristino della linea tra Realp e Gletsch. Contemporaneamente erano iniziati i lavori di restauro delle vecchie ed originali locomotive a vapore, alcune delle quali erano finite anche oltremare. Baldo San Vitale. Da una cremagliera tipo ABD con una pendenza fino al 118 per 1000, stiamo per raggiungere la stazione di Mühlbach Belvedere a 2120 metri di quota. Fino al 2008 furono eseguiti dei viaggi storici, mentre si lavorava anche sulla tratta Oberwald-Gletsch. Nel 2009 prova con un locomotore a vapore da Gletsch fino all'altezza della chiesa di Oberwald e a partire dal 20 agosto 2010 la vecchia linea storica a vapore del passo del Furka fu riaperta totalmente da Oberwald a Realp. E dopo essere transitati dal tunnel sommitale lungo 1874 metri, eccoci alla stazione del Furka. Circa due ore di viaggio nel passato, eccoci arrivati alla stazione di Realp, meta del nostro viaggio.